Ciao, ciao, ciao Decamerette, ciao, bentornati a Squalibalena. Aggiusto un pochino il video, io sono Ferdinando e oggi parliamo di qualcosa di molto complicato. Oggi parliamo davvero di un casino e dell'ultima guerra scoppiata nel mondo in ordine di tempo, che è quella del Nagorno-Karabakh, nel Caucaso meridionale, tra Armenia e Azerbaigian. In una parte del mondo estremamente conflittuale, in cui costantemente si incrociano mondi e culture: romani, arabi, ottomani, musulmani, persiani, russi, turchi, armeni, azeri. Insomma, oggi parliamo di un posto che è un casino, un posto estremamente complicato. E la complicatezza, come per i posti, come nella vita delle persone, quando ne accumuli tanta senza risolverla, a un certo punto finisce con l'esploderti in faccia, ciclicamente. È proprio una legge fisica che governa il mondo, le cose del mondo in modo inesorabile, per gli stati, per le nazioni, per le famiglie, per le persone, per tutti. E come tante complessità, quella del Nagorno-Karabakh è una complessità che è stata ereditata e tramandata. Le complessità che ci agitano anche come persone sono nostre solo fino a un certo punto. Anche la storia delle nazioni e dei posti conflittuali lo dimostra e rispetta questa legge. Erano di qualcun altro che ce le ha tramandate, noi le abbiamo ereditate come un patrimonio malato che ci agisce, e che noi siamo costretti a viverci intorno a questo patrimonio malato, e che insomma ci dobbiamo fare i conti, ci dobbiamo fare i conti, ci devono fare i conti le persone che vivono in Nagorno-Karabakh, che sono eredi di una storia conflittuale che ha almeno 200 anni e che hanno alla nascita. E questa è la storia di tante storie. Appunto, è la storia di un posto dove tutti quanti hanno una parte di ragione e nessuno ha torto fino in fondo, e questo è quello che rende le cose davvero complicate. E partiamo dalle due cose più importanti per capire il funzionamento, la meccanica di un posto, perché la cosa importante, al di là dell'attualità, della guerra che è scoppiata ora nel 2020, durante la pandemia, quello che è interessante è capire la meccanica dei sentimenti, la meccanica delle identità, la meccanica dei luoghi, dei confini. E per farlo dobbiamo partire da due cose che sono fondamentali sempre per capire un posto, che sono i nomi e le mappe. I nomi in questo caso sono anche nomi bellissimi, impronunciabili, sbaglierò sicuramente, ma sono molto evocativi, molto suggestivi. Il Nagorno-Karabakh letteralmente significa Alto Karabakh o Karabakh montagnoso, perché parliamo di una regione prevalentemente montuosa, un territorio di 11.000 km quadrati dove abitano più o meno 150.000 persone. La parola Karabakh viene dal turco kara, che significa nero, e dal persiano ba, che significa giardino. Quindi quello con cui abbiamo a che fare, quello che stiamo raccontando oggi, è il giardino nero di montagna. I nomi però sono essi stessi una dimensione di conflitto, quindi gli armeni non amano questo nome, Nagorno-Karabakh, anche se è quello che è riconosciuto internazionalmente, è quello che dobbiamo usare per capirci. Quando ne parliamo del mondo, per loro questa regione si chiama Artsakh, che è l'antico nome armeno di quest'area. E da decenni, lungo questi nomi e lungo tutto quello che stiamo raccontando, c'è una linea di contatto stabilita da un armistizio del 1994, un armistizio scritto letteralmente con i piedi, il cessate il fuoco di Bishkek, che è un trattato di pace che nessuno ha mai rispettato, che nessuno ha mai riconosciuto, è una specie di carta straccia intorno alla quale bisogna fare i conti e bisogna vivere. E le persone che oggi hanno 20 anni in Nagorno-Karabakh sono nate intorno a quella carta straccia lì, che ha creato una linea di contatto e che è una delle più pericolose, militarizzate, con la peggior comunicazione che c'è fra le due parti al mondo. Uno di quei posti dove davvero anche semplicemente una conversazione compresa male, capita male, con così tanta ostilità accumulata, può scatenare una guerra. In parte è questo che ha causato la dinamica, la meccanica della guerra che c'è attualmente in Nagorno-Karabakh. Linee di confine così militarizzate ce ne sono soltanto altre due, come questa, che sono quella fra la Corea del Sud e la Corea del Nord, e quella fra l'India e il Pakistan. E poi c'è una questione ancora più delicata di quella dei nomi,
ed è la questione ovviamente delle mappe, perché le mappe vanno, sono e appaiono a seconda di chi le guarda, a seconda di chi le disegna, a seconda di chi vi ha invitato a cena, a seconda della persona con cui avete deciso di litigare sui social. E da un punto di vista, diciamo, esterno, ecco, la mappa del National Geographic, c'è l'Armenia a ovest, c'è l'Azerbaigian a est, e in mezzo c'è questa zona incerta senza nessun vero riconoscimento internazionale, con diverse linee tratteggiate, un colore che è intorno al grigio e che ufficialmente la miglior definizione possibile, la più educata che possiamo fare, è che è un pezzo di territorio dell'Azerbaigian controllato dagli armeni che col tempo è diventato uno stato de facto. È, insomma, una terra in forma di punto di domanda. Ne avevamo parlato qualche puntata fa, raccontando in parte la questione del Sahara occidentale, ed è esattamente quello un po' un punto di riferimento che possiamo avere. Poi c'è il punto di vista degli armeni, per cui quella è un'entità statale fortemente integrata, ma che non hanno mai davvero riconosciuto, che non hanno mai davvero avuto la forza politica e geopolitica di riconoscere, ma con la quale hanno rapporti molto intensi e molto stretti. E nel 2015 il presidente dell'Armenia aveva dichiarato il Nagorno-Karabakh come una parte indivisibile del proprio territorio, ma che in qualche modo funziona come uno stato a sé stante, un'altra cosa che peraltro nella regione del Caucaso va decisamente di moda. E poi c'è il punto di vista degli azeri, dell'Azerbaigian o degli azerbaigiani, come preferite. Quello per loro è semplicemente Azerbaigian, è una parte del proprio territorio della quale hanno perso il controllo militarmente e che vorrebbero riavere indietro, se necessario, anche militarmente. La stragrande maggioranza della popolazione del Nagorno-Karabakh è armena, di lingua armena, di religione cristiana, una storia armena, parenti armeni, però storicamente ha quasi sempre fatto parte in una forma o dell'altra dell'Azerbaigian, dentro altri contenitori che ora andremo a raccontare. Ulteriore elemento di complessità e di casino, perché il casino non è mai abbastanza, tra l'Armenia e l'Iran, quindi da un'altra parte, completamente scollegata dall'Azerbaigian, c'è un exclave dell'Azerbaigian che si chiama Nakhchivan, che è un territorio collegato non territorialmente all'Azerbaigian, ma che è parte dell'Azerbaigian, che è un'area cuscinetto fra l'Armenia e l'Iran. Questo non c'entra con la storia che stiamo raccontando oggi, c'entra solo in parte, ma insomma è per sottolineare ancora una volta quanto possa essere tortuosa la geografia da queste parti. Cominciamo la ricostruzione potrebbe essere cominciata in qualunque punto degli ultimi 2 millenni, ma noi la cominciamo nel 1823, quando il Nagorno-Karabakh entra a far parte dell'impero russo ed è la prima delle storie di imperi recenti che si alternano, che fanno una grandissima confusione su questo territorio. E quando ci fu la dissoluzione dell'impero russo a cavallo della rivoluzione, e quindi ci fu un vuoto, all'improvviso si creò un vuoto che il vuoto non, in geopolitica non esiste, tende a essere sempre a essere riempito in un modo o nell'altro, e quasi mai in un modo bello, pacifico. E in quel momento, tra la rivoluzione russa e l'arrivo dell'Unione Sovietica, azeri e armeni cominciarono a combattere per questo territorio, per chi doveva avere il controllo del Giardino Nero di montagna. Discussioni, schermaglie, conflitti vengono subito, diciamo, sedati quando questa regione entra sotto il controllo dell'Unione Sovietica. Inizialmente la politica dei sovietici è di attirarsi la simpatia degli armeni e pro-armena, e visto che in Nagorno-Karabakh erano quasi tutti etnicamente armeni, lo affidarono all'Armenia, cioè alla Repubblica Socialista Sovietica di Armenia. Poi entra in scena una figura della quale probabilmente avete sentito parlare, Josip Stalin. Non era ancora propriamente in quel momento lo Stalin che poi avremmo conosciuto in seguito, dittatore dell'Unione Sovietica, ma aveva già un ruolo molto centrale nelle faccende dell'Unione Sovietica e del Partito Comunista. In quel momento era commissario alle nazionalità, che era un ruolo di gigantesco potere e molto delicato, che lo portava a spostare gente, a spostare linee, disegnare confini, anche spesso solo per manifestare il suo personale potere, per accrescere il suo personale prestigio, cosa che gli piaceva particolarmente fare da quelle parti, visto che lui era nato in Georgia. E
E così in quel momento il Nagorno-Karabakh viene spostato e entra a far parte della Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian, nonostante la maggior parte della popolazione fosse armena. Era il 1923, quindi 100 anni dopo, esattamente 100 anni dopo l'ingresso del Nagorno-Karabakh nell'impero russo, e sostanzialmente 100 anni fa. Da lì passano più o meno 60 anni in cui non succede niente, o meglio, succedono tantissime cose, però sono cose che succedono in questo gigantesco contenitore che era l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, e il Nagorno-Karabakh stava dentro la Repubblica Socialista Sovietica dell'Azerbaigian, che stava a sua volta dentro l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, quindi benché succedano molte cose, niente o quasi si muove finché il contenitore non si rompe. E arriviamo alla fine degli anni Ottanta, all'inizio della dissoluzione dell'Unione Sovietica, quando torna da queste parti, nel Giardino Nero, ad affacciarsi l'antico problema che aveva riguardato i nonni, che poi riguardava i nipoti, e poi avrebbe riguardato i nipoti dei nipoti, cioè da che parte sta il Nagorno-Karabakh, a chi appartiene. In quel momento che fu di grandissima confusione in un'area gigantesca del mondo, gli armeni del Nagorno-Karabakh dichiararono la propria intenzione di unirsi all'Armenia. L'Azerbaigian dichiarò la propria intenzione di tenersi il Nagorno-Karabakh in vista dell'indipendenza che si stava manifestando come possibile. Ci furono manifestazioni di protesta a Baku e di sostegno a Yerevan, la capitale dell'Armenia, e il Nagorno-Karabakh ricomincia a essere tirato da entrambe le parti. Le intenzioni e le dichiarazioni diventano in qualche modo una guerra, anche perché nel frattempo sia l'Armenia che l'Azerbaigian dichiarano la propria indipendenza dall'Unione Sovietica, diventano uno Stato-nazione. E quale modo migliore di inaugurare il proprio status di Stato-nazione se non fare una nuova guerra per rafforzarsi e solidificarsi? E quindi scoppia una guerra anche perché su quel territorio ci sono moltissime armi, lasciate incustodite dal disfacimento dell'Unione Sovietica. È una guerra tremenda, una guerra molto dolorosa, una guerra molto brutta. Si conclude nel 1994 col già citato trattato per il cessate il fuoco. Da un punto di vista militare è andata meglio agli armeni, che di fatto hanno ottenuto il predominio militare sul Nagorno-Karabakh, che però era una gran parte del territorio degli azeri, dell'Azerbaigian, che lo consideravano e tuttora lo considerano parte della propria patria. Insomma, si erano create le condizioni perché il casino fosse perpetrato, anche perché per gli azeri quella fu una grandissima umiliazione militare, ancora non superata. Era stata una guerra sanguinosa, erano morte 30.000 persone, c'erano stati 1 milione di profughi. Gli azeri che erano cresciuti in Nagorno-Karabakh cominciarono a doverlo lasciare, gli armeni che vivevano in Azerbaigian si trovarono all'improvviso in uno cittadini, in uno stato con il quale erano in guerra, e quindi dovettero incominciare a lasciarlo. Fu un macello incredibile, e da quel punto in poi la situazione diventa surreale, perché il Nagorno-Karabakh diventa una specie di stato de facto che nessuno riconosce, in una sorta di limbo in cui è in guerra con un vicino e fortemente integrato con l'altro, quindi loro hanno la stessa valuta dell'Armenia, i soldi che si spendono a Yerevan possono essere spesi anche in Nagorno-Karabakh, l'interazione è molto alta in tutte le sfere del funzionamento vitale di uno Stato, però sono uno Stato separato, appunto l'Armenia, per quanto lo riconosca come indivisibile pubblicamente e sia disposta a combattere per rivendicare questa indivisibilità, d'altra parte non ha mai riconosciuto ufficialmente il Nagorno-Karabakh, né lo ha mai ufficialmente annesso. In Nagorno-Karabakh c'è un presidente, c'è una repubblica presidenziale che poi è diventata nel 2017 semipresidenziale con un referendum, ci sono quindi delle elezioni che non vengono riconosciute da nessun osservatore internazionale, e insomma c'è tutta una vita che non esiste dal 1994. E ovviamente non potevano mancare i mutui riconoscimenti farlocchi di stati che alla sua volta non riconosce nessuno, che spesso sono anche narcostati, stati fantoccio, poi l'Abkhazia, l'Ossetia del Sud, la Transnistria, cose che non spostano assolutamente niente, ma tendono a fare molto, molto colore.
E nel frattempo cosa succede? Ci sono infinite trattative, rincontri, riunioni, trattati. Nel frattempo il confine diventa più innervato di ostilità, di conflittualità, diventa quel confine pericoloso e militarizzato, con gli occasionali, sempre frequenti colpi di mortaio che vengono lanciati da una parte e dall'altra, che abbiamo raccontato prima. C'è un gruppo OSCE chiamato il gruppo di Minsk, guidato da Francia e Stati Uniti, che col tempo ha provato a trovare una soluzione. Hanno fatto 28 anni di incontri e tutto quello che sono riusciti a ottenere è stata una nuova guerra durante una pandemia nel 2020. E ovviamente non è un caso, probabilmente, che al di là delle storiche antiche rivendicazioni che ci sono. La guerra nel 2020 scoppia quando c'è una pandemia, la Francia ha altro di cui occuparsi, il Nagorno-Karabakh è l'ultima delle sue questioni priorità. Non parliamo degli Stati Uniti e del loro costante, diciamo, disimpegno dalle cose del mondo durante l'amministrazione Trump, e in qualche modo si è creato un macello e si è creato un vuoto, e il vuoto alla fine, in qualche modo, in un modo o nell'altro, tende sempre a essere riempito da qualcuno o da qualcosa. In questo caso, ciò che ha riempito il vuoto è stata una guerra. E diciamo, la cosa interessante, anche a tratti bizzarra, del Nagorno-Karabakh, è un posto nel quale è facilissimo sbagliarsi, è molto facile commettere errori e, diciamo, mettersi nei guai. E ne sa qualcosa Albano. Albano Carrisi, che insomma sappiamo che in questa parte del mondo ha un grande mercato. E tutti i russofoni conoscono le sue canzoni, anche i non russofoni, come in Armenia, in Azerbaijan. Quindi quando lo chiamano lui va senza farsi troppi problemi, senza guardare le mappe, senza leggere il National Geographic e probabilmente senza guardare le camerette per le prossime volte. E nel 2010 il buon Albano fu chiamato a fare un concerto in Nagorno-Karabakh. Probabilmente lui aveva detto che era Armenia, che era una cosa totalmente legittima e easy, ma su YouTube c'è il video, peraltro, dopo lo metto su Twitter, e chi non ha Twitter glielo condivido, perché è davvero magnifico, è davvero un video bellissimo, memorabile da guardare nei giorni tristi di pioggia e di lockdown. A un certo punto, durante questo video del concerto di Albano in Nagorno-Karabakh, c'è anche una corsa sugli asini, peraltro, sport che meriterebbe maggiore attenzione. Comunque Albano era stato invitato a esibirsi nel villaggio di Bank per inaugurare qualcosa che dal video e dalle cose che ho letto non si capisce bene, ma sembra essere una specie di iniziativa tra il simbolico e il turistico. Comunque Albano va lì, sembra fare freddissimo, lui canta ovviamente felicità, anche quello che gli chiedono, quello per cui lo pagano, tutti sembrano molto felici, giustamente. Sembra una festa di paese, in un certo senso è una festa di paese, e fa molta tenerezza. Il problema è che, però, che Albano era entrato in quello che l'Azerbaigian riconosce come proprio territorio, e quindi secondo l'Azerbaigian, per andare in Nagorno-Karabakh e fare delle attività come cantare felicità, bisogna chiedere un visto all'ambasciata dell'Azerbaigian, cosa che Albano non aveva fatto perché era entrato dall'Armenia. E quindi Albano si era messo nel solito casino all'Albano e fu dichiarato persona non grata in Azerbaijan. Se vedrete il video, non aiuta il fatto che alla fine della sua esibizione si inginocchia e grida I love you Armenia. Poi ovviamente lui si è scusato, si è reso conto del problema nel quale si era messo, ha detto che lui non voleva fare politica, che lui è soltanto Albano, è soltanto per la pace nel mondo, quindi insomma felicità, un bicchiere di vino con un panino, e quindi alla fine è stato perdonato e può andare a Baku liberamente, nessuno riesce a odiare Albano per un periodo di tempo troppo lungo. Peraltro ad Albano era successa la stessa identica cosa anche quando con l'Ucraina, perché per via di una questione, di un'esibizione che aveva fatto in Crimea, altra parte di mondo con uno status che tenderà a essere incerto abbastanza a lungo, anche in quel caso si era messo nei guai, e secondo me a un certo punto potrebbe essere divertente raccontare la geopolitica di quella parte del mondo attraverso i guai di Albano Carrisi. Se volete questo tipo di decamerette, non avete bisogno che di chiederlo. E ora le schermate sono diventate una nuova guerra, e il problema della guerra attuale, che rischia di essere enormemente esasperata da interessi non locali. C'è la Turchia che si è schierata a favore dell'Azerbaigian, non solo perché la Turchia con gli armeni ha un secolo di storie tese, di dolore, di sofferenza, in questo caso anche di un genocidio, ma anche perché Erdogan attualmente ha il piano di rafforzare e
e solidificare lo status di superpotenza regionale della Turchia. Quindi ogni volta che c'è una questione, la Turchia interviene in un modo che è sempre, diventa sempre più muscolare. Basta vedere, insomma, in Libia, ma ci sono tantissimi esempi, è intervenuta in un modo estremamente muscolare, anche in Nagorno-Karabakh. Dalle cronache che si legge, da quello che dicono gli armeni, ma anche da cronache indipendenti, sembra che in Nagorno-Karabakh siano arrivati a combattere anche 1.500 mercenari venuti dalla Siria. E quando incominciano ad arrivare i mercenari venuti dalla Siria, vuol dire che la situazione sta diventando davvero complicata. Dall'altra parte c'è la Russia che insomma, ha sempre considerato questa parte del mondo un'estensione della propria influenza geopolitica. Ed è un'estensione che non vorrebbe in nessun modo perdere. La Russia gioca con le fedine dell'Armenia, quindi in questo momento quello che è un conflitto su un territorio fra due proxy, cioè Armenia e Azerbaigian, rischia di diventare un conflitto su un territorio fra dei proxy, quindi sarebbero la Russia e la Turchia. E poi c'è l'Iran che è lì sotto, che ha rapporti complicati con entrambi, peraltro quella azera è una delle minoranze etniche più grandi che ci sono in Iran, in questo momento è equidistante, ma è pericolosamente interessato all'evoluzione, allo svolgimento, alle opportunità geopolitiche che si creano a questo macello che è gravato anche dal fatto che quello è un corridoio energetico fondamentale che non si può spezzare per il passaggio di oleodotti e gasdotti e quindi. Diciamo che stanno tutti guardando con molta attenzione quello che succede in Nagorno-Karabakh, con non elevatissima attenzione per quello che succede ai 150.000 civili, ma tantissima a quello che succede nel contesto più allargato. E poi c'è l'Unione Europea che, come al solito, insomma, si tiene prudente, equidistante, non ne sappiamo niente, una postura, come ho letto da Ponzio Pilato, di comoda neutralità fra i due belligeranti, che non è esattamente quello che ci auspicheremmo per l'Unione Europea e per la sua politica internazionale. È una cosa, è un problema di lungo corso che conosciamo. E vi leggo una cosa, come scrive Leyla Saifa Tudinova su Osservatore Balcani, mi scuso con Leyla per la pronuncia, è una giornalista azera, e le scrive che l'Azerbaigian, scrive una cosa interessante, che si rifà al discorso che facevamo prima, l'Azerbaigian potrebbe vincere questa guerra e riprendersi anche il Nagorno-Karabakh con mezzi militari, ma questo non farebbe che riproporre a parti invertite lo scenario, fra 15, 20 o 30 anni, lo scenario che c'è oggi. E lei scrive che l'Azerbaigian è una nazione territoriale, multietnica, multiculturale. E il Karabakh è simbolicamente, oltre che territorialmente, centrale per questa narrazione. In un certo senso è stato il conflitto del Karabakh a rendere l'Azerbaigian una nazione. E in questo momento però c'è uno stallo in cui entrambe le parti sembrano disposte a non rinunciare a niente e probabilmente, come stanno scrivendo molti osservatori, l'unica soluzione, l'unico esito possibile per questa storia è un riconoscimento internazionale per l'indipendenza del Nagorno-Karabakh, di quella entità che c'è, non si capisce se c'è o non c'è, e probabilmente dovremmo appunto solidificare questa entità che comunque esiste in un modo o nell'altro dal 1994. Alla fine l'unica soluzione possibile è quella cosa antica e spesso spiacevole chiamata compromesso, cioè rinunciare a qualcosa per evitare di abitare e tramandare ingiustizie per altre 10 generazioni. Alla fine, nelle cose della geopolitica, il buonsenso esistenziale è un bisogno che è quasi sempre locale, quindi chi sta vivendo in questo momento sotto le bombe, sotto i mortai, in uno stato che esiste ma non esiste, probabilmente ha dei bisogni e delle esigenze alle quali si sovrappongono chi sta giocando questa partita per interessi che sono sempre più distanti, perché alla fine c'è un interesse globale sempre a perpetrare il conflitto senza risolverlo, perché il conflitto alla fine è capitale. Quando c'è un capitale nessuno lo vuole sprecare, ma tutti lo vogliono investire per farlo fruttare. Il problema è che quel capitale sono delle persone e quindi in qualche modo quella parte del mondo troverà probabilmente una pace, una soluzione soltanto quando si smetterà di investire, come fece Stalin, come sta facendo Erdogan, come hanno fatto tantissimi fra Stalin e Erdogan in questo grande capitale che è il conflitto. E niente, direi che insomma, abbiamo messo abbastanza carne al fuoco. E vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro
fate tantissima attenzione, vi auguro di stare bene, che le cose siano complicate, ma non esageratamente complicate. Vi voglio bene, e ciao. Ciao da Ferdinando, ciao da Squalibalena, ciao dei camerette.